Perché è quasi acclarata oramai la terza ondata. Abbiamo gli strumenti per reggerla, Allora, cioè. la terza ondata, ormai il governo stesso si sta muovendo per dare un'ulteriore stretta, quasi sul modello tedesco, per il quale io riconfermo la mia stima a quel popolo e a quel governo e ad Angela Merkel. Che ci sarà la terza ondata, chiamiamola picco, purtroppo è una cosa oggettiva, sia per l'andamento proprio delle epidemie legate a virus respiratori nei periodi invernali, sia perché stiamo già nuovamente mollando la presa in queste ore, si vede gente che va tranquilla nei ristoranti e così via. Ora, il problema quindi che si pone è questo: Natale facciamolo chiusi in casa, evitiamo al massimo gli affollamenti e gli assembramenti perché il virus sta girando. E se all'Aquila adesso c'è questa discesa è perché siamo stati di fatto in una sorta di auto-lockdown e siamo stati in una zona rossa. E questa è la prima cosa. Dopodiché però la mia preoccupazione adesso è come affronteremo noi la ripresa che ci sarà della pandemia se manteniamo l'organizzazione con la quale abbiamo affrontato la seconda ondata all'inizio del mese di ottobre come ASL dell'Aquila e come Abruzzo. Perché dico questo? Torno a ripetere, se noi non saremo in condizione di fare 1.800 tamponi nella provincia dell'Aquila, tamponi con risposta entro le massimo le 48 ore, e non potremo fare il tracciamento e quindi l'epidemia ripartirà con ancora maggiore forza e questo comporterà malati, comporterà lutti, ricoveri, i nostri medici non ce la fanno già più adesso perché adesso gli ospedali sono pieni, quindi sono mesi che stanno sotto tensione estrema e soprattutto continueremo ad avere danni economici perché probabilmente torneremo in una zona rossa. Quindi le cose da fare sono attrezzare finalmente la nostra ASL a fare questi 1.800 tamponi al giorno. Come? Capire di accelerare al massimo i lavori per attrezzare il nostro laboratorio analisi portandolo al livello 3 e quindi dandogli la possibilità di fare i tamponi che attualmente si fanno a Teramo o a Pescara. Oppure una parte di questi tamponi che li faccia a Pescara o Teramo o lo facciano a Londra e Mozambico, mi sta bene purché la risposta arrivi in Arrivi in 48 tempo repentino. ore. Nel frattempo noi ci E chiudiamo in un'altra cosa, casa, sindaco. come dice? Nel frattempo noi ci chiudiamo in casa, sta dicendo Adesso bisogna, in tutta Italia bisogna stare attentissimi perché il virus sta girando. Poi l'altra cosa importante è capire come ci stiamo attrezzando per la vaccinazione. Siamo in condizione di attrezzarci, cioè abbiamo preparato chi sono l'elenco delle persone che vanno vaccinate, nome, cognome, data di nascita e così via. Guardate, questo è un aspetto che è fondamentale. Infine abbiamo fatto lo screening, facciamone un'analisi di questo screening, capiamo chi è andato, ci potrebbe essere utile anche per procedere nell'ambito della vaccinazione, perché capiamo anche qual è la popolazione più attenta, quelli che più ne hanno Ma bisogno in base all'età. questi 15 giorni, no? Si sta studiando addirittura, si pensa alla zona, come li vivi, come li dobbiamo vivere? Li dobbiamo vivere nell'intimità della nostra famiglia. Se dobbiamo fare le spese, si fanno con molta attenzione, evitate di fare i passeggi, evitate di andare in questi giorni al ristorante anche a pranzo, questo è il mio consiglio, continuate a fare l'asporto, perché il virus sta continuando a girare, io credo che avremo una ripresa già intorno all'Epifania. Questo ormai è un problema oggettivo europeo, stiamo attenti anche perché siamo nel chiuso e soprattutto mi appello ai ragazzi. Io so di giovani, perché mi arrivano le telefonate, che si stanno organizzando per vedersi, addirittura pensano di fare il famoso Aperitivo aperitivo della. della Non vigilia. esiste! Bisogna mantenere la calma perché, guardate, io già credo che a Pasqua, partita la vaccinazione, cominceremo a respirare in modo diverso. Ci prepariamo alla ripartenza di maggio, in cui ripartirà l'economia, ripartirà il paese. Anzi, se io dovessi dare un consiglio. Cominciamo oggi a pensare a preparare la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione alla ripartenza.